Credo che chiunque abbia figli voglia sapere se tuo figlio uccide un altro tuo figlio, in che stato era. La Corte d'Assise di Genova dichiara Alberto Scagni colpevole del delitto di omicidio pluriaggravato. Condanna alla complessiva pena della reclusione per 24 anni e 6 mesi. La giuria ha deciso di non vedere e non sapere che cosa è veramente successo. In quest'aula abbiamo sentito dei medici e dei periti che hanno agito secondo scienza e coscienza. Altri invece hanno agito secondo convenienza. Siamo stati accusati di volere l'assoluzione di Alberto, cosa che naturalmente noi non abbiamo mai detto. Sappiamo se Alberto, uno dice, sano di mente? Io ho dei grossi dubbi. Allora, signor Scagli, la cosa che lei deve fare è deve andare a sporgere. Allora, fra poco potremo parlare con Antonella. Fatemi andare un attimo. Ciao Antonella. Edoardo, ho visto Azzuzza uscire, ma mi sa che è già rientrato? Sì. Aspetta che proviamo un attimo. Azzuzza. Perdonatemi, ma abbiamo la diretta in corso dall'udienza sulla strage di Erba. Forse sta cercando di vedere se riusciamo a parlare con lui un attimo, perché ho proprio visto che è uscito un secondo con tutte le telecamere, le televisioni che cercavano di riprendere qualche sua dichiarazione. E se Edoardo mi dice se riusciamo a scambiarci due battute, visto che abbiamo appena parlato con il suo avvocato. È rientrato. Va bene. Che cosa ha detto fuori lì? È rientrato. Ma allora lui appunto ha ribadito della necessità di fare questo passo, lo sappiamo, questo l'ha esposto e continua ad esporlo a tante critiche per l'atteggiamento passato, le ricordiamo le parole molto dure, quelle a cui ci riferivamo anche prima dei Castagna, che hanno detto lui ha pensato praticamente solo alla sua immagine, addirittura a monetizzare la sua immagine in questa vicenda, parole molto dure, dicevamo. Dall'altro canto lui continua a ribadire che questo è un passo necessario, che lo fa un po' per tutti, lo fa per due innocenti che lui ritiene siano in carcere ingiustamente, quindi vuole esserci, sta seguendo con attenzione accanto ai suoi avvocati, chiede anche informazioni su quanto si sta dibattendo, ma insomma sembra oggi avere le idee piuttosto chiare sulla innocenza di Rosa Eulalia. Grazie, va bene, se dovesse riuscire. Intanto arrivato ci richiedi Felice, la linea, volete, grazie, devo andare volete avanti. E adesso Edoardo saluta, sì. Felice Manti, ringraziano, io purtroppo devo andare avanti perché ho un'altra storia. Ciao Felice, casomai più tardi, okay, dai, se riusciamo a chiudere, perché adesso ho chiuso la pagina. Un pochino ci ricolleghiamo con Felice, va bene. Grazie. A dopo, grazie. Allora Antonella, dunque, tanta rabbia da parte di tutti quanti voi familiari per questa archiviazione bis per i poliziotti, omicidio imprevedibile. Hanno detto loro, e voi ci siamo illusi di vivere in un mondo perfetto. A te. Più che altro, sai, l'archiviazione era già stata decisa il 17 luglio del 22, e questa è la cosa che ci lascia molto molto amareggiati, perché il consulente che aveva fatto la perizia su Alberto ha raccolto l'indicazione della procura, del consulente della procura, il dottor Mongodi, che aveva detto che tutti avevano fatto il loro dovere nei tempi giusti. Questo il 17 luglio 22, a due mesi dalla morte di Alice, quindi la procura, che ci aveva sentiti a tre giorni dalla morte di Alice e aveva sicuramente già costruito tutta, diciamo, il guscio difensivo per la polizia e per la dottoressa di salute mentale, era già tranquilla. Quindi questa archiviazione in realtà, ti dico, era già scritta a due mesi in cui Alice è morta. Io credo comunque che il lavoro che ha fatto lo studio Anselmo e la grande fatica che abbiamo fatto noi a esporci, chiaramente, sia stata in qualche modo utile, perché siamo riusciti a far dire alla magistratura genovese che il 112 non è obbligatorio che esca a fronte di
una famiglia che chiede aiuto. Quindi chiamare un numero di emergenza in Italia, siamo arrivati alla conclusione che è un po' come girare la ruota della fortuna. Questo purtroppo noi abbiamo beccato la casella nera, quindi Alice soprattutto ha beccato la casella nera. Vediamo. Questa è la conclusione dell'archiviazione. Vediamo quali sono, ascoltiamo quali sono queste telefonate. Qui l'avvocato Cassani vuole intervenire, anche il magistrato Ines Pisano, però vogliamo ascoltarle per comprendere di che cosa anche stiamo parlando. Certo. Parlare, prego. Polizia, buongiorno. Buonasera. Senta, io abito qua in... Sì? Mi chiedo un intervento per mio figlio che abita... Il civico interno. Ok, che succede a suo figlio? Allora, ora mi ha minacciato. Okay, ha minacciato allora me e, sì? mia figlia e mio genero, in quanto vuole dei soldi per mangiare. In tre mesi mi ha 15.000 euro. Comunque sono cose che abbiamo già ripetuto ieri sera, che c'è stato un altro intervento, allora, perché ha cercato di dare fuoco alla porta di mia suocera. Allora, io vorrei che voi faceste... Allora, signora, sì. Allora parliamo, sì, un attimo. Lei, sì, ora in questo momento dove si trova? Io sono qui a casa di mia moglie. Come avete avuto questa discussione con vostro figlio? Via telefonica. Okay, via telefonica. Perfetto. Io ho registrato anche la telefonata. Perfetto, perfetto. Allora, ne vorrei ascoltare un'altra, se possiamo mandarla in onda, perché ci dà la dimensione anche di quello che è stato raccontato da questi due genitori prima dell'omicidio. Però avete chiamato il 112, però la pattuglia non è intervenuto o è intervenuto, volevo sapere. Non è intervenuta. Non è intervenuta. Perché c'erano già i vigili del fuoco da mia suocera, perché ha tentato di dare fuoco alla porta. Ha tentato di dare fuoco, ok. E stanotte io e mi ha detto, appena succede che fa qualche minaccia o qualche cosa, chiamate subito il 112. Esatto. Io oggi ho avuto questa discussione. Io oggi ho avuto questa discussione. Mi ha minacciato di tagliarmi la gola e di farlo del male. L'ha chiamato telefonicamente dicendo queste parole: io ti taglio la gola? Esatto. Se non mi ricordo, entro 5 minuti mi taglia la gola. Ok. E va da Alice e da mia figlia e da mio genero. Ok. Suo figlio e suo genero dove si trovano in questo momento? Abitano a... Questa chiamata che ha avuto con suo figlio, sì, è stata quando? Quando è stato chiamato? Adesso, 10 minuti. Adesso, in questo momento, ok. Le ha detto che veniva sotto casa sua o no? Le ha detto semplicemente dati. Ma ha detto che mi viene a cercare. Il capo non è finita qua, adesso ne mando altre. Allora, Cassani, perché ho voluto mandare questi documenti importantissimi? Perché danno l'idea e la dimensione del pericolo imminente. Cioè, non stiamo parlando di uno che aveva minacciato di... No, stiamo parlando di un ragazzo che aveva dato segnali evidentissimi di pericolosità, a tal punto anche da poter arrivare ad un crimine. Certo. Ad un presunto possibile omicidio. Allora, l'archiviazione è stata chiesta dopo 2 mesi dalla procura e poi è stata decisa da un giudice, quindi... Archiviazione di queste poliziotti? Per questi 3 agenti di pubblica sicurezza. Due e la dottoressa. Il problema è questo, che al di là, io non ho letto il provvedimento, quindi al netto di questa situazione è innegabile che moltissime donne che hanno chiesto aiuto in questi ultimi anni sono state ammazzate lo stesso. Esatto. Quindi lo Stato è stato fallimentare dal punto di vista della protezione di queste vittime. Quindi io vorrei, magari mi riservo di leggere questo provvedimento, perché è sempre revocabile. Perché potuto entrare anche in codice rosso, anche l'archiviazione è revocabile. Ecco, il codice rosso ancora non è stato rafforzato, ma mi pare che già esistesse. E quindi è la dimostrazione che quel 42% di donne che sono state assassinate, nonostante le denunce, ce le teniamo tutte sulla coscienza, perché è inutile stare lì a fare le fiaccolate e le panchine rosse. Il problema è che c'è una sottovalutazione molte volte di queste tragedie, e quindi vuoi per disorganizzazione, poi nelle sottovalutazioni nessuno paga, perdonatemi, quello che dice Antonella, perché poi dopo passa il tempo e siamo arrivati ad un'archiviazione e di questa roba qua nessuno ha responsabilità. E di questo sapete quanto mi arrabbio, esatto, su queste faccende. Continuiamo a sentire un'altra telefonata, per favore, poi parla Ines e Antonella che vuole intervenire. Perdonatemi.
Però faccio una domanda da scemo. Io esco, mio figlio non viene con me, ma mi minaccia e mi taglia la gola mentre sono fuori. Guardi, questo non sappiamo il futuro, noi non possiamo. Dopo le minacce che ho ricevuto, ma perché non ho fatto un intervento? E cosa dobbiamo fare, signor Scagni? Noi non possiamo arrestarlo, non si arresta purtroppo. Non funziona come dice lei. Lei non ha fatto nemmeno una denuncia contro suo figlio. Lei non ha mai fatto denuncia, non ha No. La polizia sono già 3 giorni che la stiamo chiamando per questo. Però non ha mai fatto denuncia. Noi mandiamo la macchina, se suo figlio non è in casa che dobbiamo fare? Capito. E questa è la situazione. Se invece viene sotto casa sua, facciamo un'ipotesi, viene sotto casa sua, lei dice guarda polizia, mio figlio è qua giù, mi sta minacciando. Benissimo signor Scagni, e mandiamo la macchina e lo prendiamo. E in quel caso poi si procede in base un attimo alla situazione che eventualmente è successo. Capisce? L'avvocato Rossani voleva sapere che cosa si erano detti durante i due attenzionati. Dai, agenti. Uno dei due era il capoturno che era andato la sera prima, quando Alberto ha dato fuoco alla porta della nonna. Lui è andato e ha detto sicuramente il responsabile è quel ragazzo che ha problemi psichiatrici. Quindi il nome di Alberto Scagni era presente lì e i due sono stati attenzionati proprio perché non hanno unito i due punti, Ines. Alberto Scagni minacciato. Io volevo chiedere. Ma allora noi possiamo lasciare la signora Antonella, perché ha detto una cosa che nell'ottica Eleonora del tipo di programma che fai tu, cioè di sollecitare anche una modifica normativa, ha detto Antonella una cosa importantissima. La signora ha detto: noi siamo riusciti finalmente a farci scrivere, lo diceva in senso purtroppo non si può dire ironico, sì, perché qua di ironico non c'è niente, siamo riusciti a leggere in un provvedimento che il 112 non ha l'obbligo di intervenire. Ha detto così, no signora? Cioè evidentemente c'è un giudice che ha scritto. Certo. Sì? E il GIP ha motivato questa... Quindi il GIP è come se avesse acclarato la presunta inesistenza di un obbligo giuridico di protezione in capo alle forze dell'ordine, che noi presumiamo che abbiano invece un obbligo giuridico di protezione, perché se non ce l'hanno le forze dell'ordine, chi ce l'ha? Ma soprattutto di prevenzione, io credo, di prevenzione e di deterrenza. Perché sulla prevenzione il poliziotto ha detto una cosa che purtroppo ad oggi non possiamo opinare, cioè che l'arresto in flagranza potrebbe esserci anche d'ufficio. Certo. A seconda del tipo di reato, quindi non ha detto proprio giusto il poliziotto, certo. Però ci deve essere la flagranza di reato. Però da questo punto di vista possiamo, tu sicuramente Eleonora puoi con l'attività di sollecitazione che fai, sempre anche di modifica. Per cui questa archiviazione è un precedente giuridico, in questo intendi? Può essere assolutamente sconfessato, sì. E magari, e speriamo che può essere ripresa, perché... che cosa farete con i vostri avvocati? Perché andare Antonella? Adesso ha parlato un magistrato, non è che posso dare una news? Intendo che potete riprendere in mano questa archiviazione. Siamo qua nella Corte di Appello perché oggi c'è l'appello di Alberto contro la premeditazione. La Procura invece vuole addirittura riportare in auge il fatto che Alberto sia capace di intendere di volere. Bene, io ho sentito le arringhe della Procura e l'arringa della parte civile, in cui un terzo di queste arringhe sono state a sostegno dell'archiviazione, cioè di un provvedimento che per la legge italiana è passato in giudicato. Quindi voglio dire, io non mi permetto, al di là dei passi giuridici che si possano fare, ad esempio al CEDU, in Corte Europea, non mi permetto di mettere in dubbio che il giudice abbia stabilito che non c'era procibilità verso queste 3 persone. Bene, le arringhe di oggi sul processo di Alberto, cioè non parlavano di Alberto, parlavano dei poliziotti e del medico. E presente in aula ci sono gli avvocati dei 3 archiviati. Cioè, ma me lo spieghi questo cosa vuol dire per la giustizia italiana? Vuol dire che hanno paura che da questo processo di appello, in cui non dovrebbe centrare nulla l'archiviazione, possano uscire elementi di dubbio? Sì. Sicuro? Sì. Perché viene... Beh, è abbastanza... Perché viene imbarazzante, capiscimi?
Perché quello, viene provato che poteva essere salvata lì. Poteva essere stato un intervento e quella situazione era una situazione di emergenza. Che potesse essere salvata, non è che devono provarlo, cioè talmente evidente e chiaro. Abbiamo dato tutto, la procura ha cambiato anche dalla dottoressa, scusate, perché poi c'è anche quell'altro aspetto, no? Perché i due agenti, voglio dire, seguono un filone, ma poi c'è quello della salute mentale. Allora, vogliamo dire che certi appelli, lo vogliamo dire, prenderci la responsabilità di quello che diciamo. Io lo faccio. Lo faccio perché sto seguendo questi casi ormai da anni, e ho toccato con mano. Purtroppo, su alcune questioni, tra cui le malattie psichiatriche, mi dispiace dire. Certo. Non devono. Ma ci sono delle enormi sottovalutazioni sbagliate, che fanno parte di retaggi culturali, che fanno parte di pregiudizi, pensano che siano denunce o racconti di serie B rispetto ad altri. No! Ci sbagliamo, perché oggi questo è un problema italiano enorme, di vario genere, che abbraccia mille problematiche, anche strutturali. Certo. Di Gian Antonio sa benissimo di che cosa sto parlando, però mi dispiace dire che i pregiudizi su certe denunce che vengono fatte ci sono. Al netto di questo, Gian Antonio, lo Stato uccide. Allora, procrastinare una visita. Lui, perché procrastinare lui una visita. Lui sa. Una visita così possiamo importante. Possiamo parlare con di Gian Antonio un attimo, perché Vittoriana? Perché questo è stato visto che lui ci combatte tutti i giorni con queste cose. È il lavoro che io faccio da 45 anni. Allora vorrei chiedere soltanto una cosa alla signora che è rimasta vittima di una tragedia terribile. Suo figlio aveva dei procedimenti di interdizione o di inabilitazione o aveva l'amministratore di sostegno? Assolutamente no. Alberto aveva un'autonomia e un equilibrio abbastanza, voglio dire, sufficienti fino a quando ha cominciato a degenerare la sua malattia psichiatrica da l'autunno 2021, quindi quando noi abbiamo cominciato a rivolgerci per primi al medico curante, che se n'è naturalmente fregato delle nostre segnalazioni, e poi abbiamo cominciato la trafila di salute mentale e la dottoressa di salute mentale è stata definita imperita e negligente, comunque nel procedimento, ma comunque archiviata. Questo è quello che si legge, voglio dire, questa è l'Italia, è il Made in Italy, cosa devo dire? Voglio dirle che la condizione dei dipartimenti di salute mentale di questo paese è una condizione di assoluta deprivazione. Vi è un numero di medici, di infermieri, di assistenti sociali e psicologi totalmente inadeguato e totalmente insufficiente. Si sono moltiplicate le richieste di intervento di salute mentale anche dopo la pandemia, senza che ci fosse nessun tipo di contributo da parte dello Stato centrale e delle amministrazioni regionali per supportare una serie di professionisti che quotidianamente debbono fare due lavori, il lavoro clinico della salute mentale e il lavoro della conservazione della sicurezza sociale delle nostre città e delle nostre periferie. Quando gli operatori di salute mentale sono messi nella condizione di non poter intervenire perché non ci sono fatti giuridici nero su bianco messi negli atti, corrono il rischio opposto di essere accusati di aver deprivato della libertà individuale, che è un bene sacro in questa nazione, difeso dalla Costituzione, per arrivare a delle conseguenze drammatiche. Quindi, quando noi parliamo di quello che è il compito che devono svolgere gli operatori dei dipartimenti di salute mentale, dobbiamo chiarire in molta chiarezza qual è la dotazione di personale, quali sono le procedure, quali sono le autorizzazioni e quali sono le conseguenze ai quali questi operatori, senza gli appositi
strumenti giuridici possono andare incontro. Nella quindi, fattispecie, bene, però, nella possiamo, fattispecie, aspetta, concluda. Voglio concludere che in questi giorni è l'anniversario della uccisione della psichiatra di Pisa, che è stata uccisa dal paziente, che è la dottoressa Paduani. Quindi noi parliamo stando dentro una trincea che ogni giorno ci costringe a gestire delle problematiche sulle quali non abbiamo né i collegamenti, né il supporto, né l'aiuto da parte delle altre questo istituzioni. Questo noi lo stiamo denunciando. E io rifiuto ogni tipo di condanna per quello che è l'operare quotidiano degli operatori ecco, della questo salute. Che cosa significa? Che ad oggi... Beh, questo mi sembra, perdonami Eleonora, anche un ricorso al corporativismo che mi sembra fuori luogo. Antonella, rispondi a Di Gian Antonio. Prego, prego, ti do la parola. Vai, vai. Dicevo che purtroppo tutto quello che ha detto che sarà, io non metto in dubbio perché non ho evidentemente dei termini completi, dei numeri che ha il tuo ospite sotto mano, ma non è opponibile ad Alice che è morta, capito? Noi abbiamo parlato con una dottoressa che si è segnalata come persona che poteva infatti, gestire Antonio questa ne parlava posizione, in generale perché poi, se avesse purtroppo... alzato le mani. Antonella, ci sono i casi specifici, cioè, il tuo caso è un caso che noi andiamo ad analizzare nel dettaglio in cui invece una dottoressa, e questa è la verità, purtroppo ma è stato archiviato, ma Gian Antonio lo sa bene, una dottoressa ha sottovalutato, ed è quello che dicevo prima, sottovalutato un pericolo enorme. Che poi la sua posizione sia stata archiviata, Antonella, tu sai quante battaglie abbiamo fatto su sottovalutazione di denunce, alcune denunce addirittura tenute dentro i cassetti e poi tanto vengono archiviati tutti e non c'è mai la responsabilità e nessuno paga mai quando non si accorge che c'è un pericolo imminente. Beh, anche una denuncia ecco, contro Alberto è stata tenuta, scusami. Intervenire, dimmi. Anche una denuncia contro Alberto, dato che la foglia di fico della motivazione dell'archiviazione poi in sostanza è stata quella della mancanza di una denuncia contro Alberto. Bene, è anche una foglia di fico secca perché la denuncia di una persona terza per lesioni personali presso i carabinieri contro Alberto c'è ed è del 27 di aprile, ma i carabinieri se le sono tenuti nel cassetto, come hai detto tu, quindi non l'hanno caricata sulla procedura scudo, quindi il primo di maggio sembra che non abbiano visto queste 30 segnalazioni su Alberto, cioè tu capisci che è dura poi vedere lo spot, esserci sempre dopo perché i 30 agenti che noi abbiamo visto sull'asfalto dove c'era il corpo di Alice non ce li dimenticheremo mai più, ma sono arrivati dopo. A mio parere la signora ha ragione. Perché allora, io ho grande rispetto per questa madre, ve lo dico. Sì. Ho grande rispetto per questi due genitori che hanno combattuto come hanno potuto e dovuto, hanno fatto tutto quello che potevano fare, tutto. Poi pensate che a volte, perché poi dicono ah ma non avete denunciato. Denuncia verso un figlio. Sapete che cosa significa denunciare un figlio? È un falso problema. Allora, però qui la denuncia già c'era stata. E comunque, quando verso un pubblico ufficiale ci sono dichiarazioni come quelle che ho mandato prima, così gravi, le denunce possono e devono partire d'ufficio. Bravo. Bene? Viene la pattuglia e fa la denuncia. Per cui non colpevolizziamo nemmeno i genitori che non fanno le denunce così contro i figli, perché le denunce tranquillamente possono partire d'ufficio. Avvocato, dica certo, la sua. Ma tanto la denuncia deve essere fatta oralmente, ma quello che ha detto il dottor Di Gian Antonio mi ha fatto veramente impressione, perché ecco, finalmente abbiamo la prova provata che tutto quello che noi sosteniamo in giudizio nei tribunali è vero, cioè che mancano le strutture per fronteggiare il disturbo psichiatrico, che è un fenomeno dilagante, è una tragedia sociale, ci sono famiglie lasciate al loro destino, ragazzi che picchiano i genitori e non possiamo intervenire, questo è il problema. Di Gian Antonio oggi ha finalmente squarciato i veli di un'omertà, perché non si vuole ammettere che il nostro paese non è in grado di fronteggiare questa emergenza, ha lasciato da soli i medici.
Poi è facile prendersela con i medici. Antonella, ma non è che ha lasciato da soli i medici. Abbiamo chiuso i manicomi, abbiamo lasciato, abbiamo liberi tutti, tutti per strada. Non ci sono più le strutture. Stiamo parlando di 40 anni di storia italiana, va bene? Okay, ma vergognoso, ecco. Non ci sono poche strutture, quelle che ci sono a volte non funzionano come dovrebbero e poi non ci sono i fondi, non ci sono stati negli ultimi anni investimenti su questi temi, ok? Per cui il sistema è crollato. Assolutamente. E queste sono le storie purtroppo terribili, al limite, ma sono le conseguenze. Nei miei convegni, per la spezzone di quello che ha detto il dottore, far capire. Paghiamo e che purtroppo Alice ha pagato e che questi genitori hanno pagato sulla loro pelle. Ma guardate che lo stesso Alberto ha pagato sulla sua pelle. Perché? Perché Alberto non è stato curato. Certo. Non solo non è stato curato prima, non è stato curato. Ma non è stato curato nemmeno adesso. Perché in carcere, dove in teoria doveva essere tutelato, è stato massacrato di botte. E noi in TV, in diretta, abbiamo dato informazione alla signora Antonella, che non riusciva nemmeno a sapere come stava suo figlio massacrato di botte dentro un carcere. Va bene? Ecco, questa è la situazione. Antonella, sai che noi ti seguiamo. Esatto. Posso dire una cosa? No, scusami, posso veramente Vittoriana, fai parlare di cuore. Dici, che devi dire? Dimmi, Vittoriana. No, volevo dire alla signora Antonella, che stava ascoltando con gli occhi così, come per dire, mia figlia è morta, Alice è morta, lei vorrebbe capire perché è stata archiviata la posizione di una dottoressa definita. Stiamo parlando da tre ore, Vittoriana, scusa. Quando avrebbe potuto attivare un TSO. Ma mi sono spesa, ma certo, ma mi sono spesa su questo adesso. Vuole sapere perché la dottoressa non ha attivato un TSO. Stamattina l'avvocato. Ma certo, l'abbiamo detto in tutte le maniere, che c'è stata un'indifferenza da parte di questa dottoressa. Mi sono esposta su questo, nonostante ci sia l'archiviazione, mi sono esposta io, che è stata sottovalutata questa denuncia. Allora, Antonella, in conclusione, che messaggio ci vuoi dare? In conclusione, sembra che ci sia ancora il processo aperto del processo bis, perché nell'appello di Alberto stanno parlando ancora adesso di un TSO, se poteva essere fatto, non potevano farlo, cioè una parte civile che si spinge a parlare del TSO e dell'archiviazione. Tu capisci che vuol dire che la giustizia non è tranquilla del lavoro che ha fatto. Voglio ricordare comunque, a fronte di tutte le difficoltà strutturali che ci possano essere in tutti gli uffici dello Stato italiano, il 1° maggio all'1:30 una volante e degli agenti disponibili nella questura di Genova c'erano, e quindi purtroppo devo dire che la pigrizia a volte fa dei grossissimi danni. Grossissimi. Ma no, ma non è la pigrizia, è l'ignoranza. E questo è brutto a dirsi. È l'ignoranza. Magari fosse. Primo maggio, giorno di festa, purtroppo in Italia non si lavora, bisogna dirlo. Lo so, non però le minacce lavora. Ci sono. Io anche l'ho durante sempre detto, le feste. Era il 1° maggio, la festa dei lavoratori, e non avevano voglia di lavorare. Ma noi abbiamo parlato al mattino con l'ufficio denuncia, Eleonora, con l'ufficio denunce della questura, Graziano. Raccontato quello che aveva visto tutta la notte, che ha fatto la veglia in casa di mia suocera, è stato sveglio tutta la notte, alle 10:30 siamo stati al telefono un quarto d'ora con l'ufficio denunce della questura di Genova. Queste signore non si ricordano neanche la telefonata, dicono di non averla neanche annotata, non è registrata. Ma in che paese viviamo, Eleonora? In che paese viviamo? Nel 2022 non registravano le telefonate all'ufficio denuncia in questura, a Genova? Cioè, grazie, questo Antonella. È un paese civile o siamo... Grazie a voi. Grazie a voi. Non c'è risposta. Davanti alla morte di una figlia non c'è risposta. Se posso aggiungere. C'è solo tanta rabbia, scusate che devo andare avanti, perdonate che ho una scaletta lunghissima. Però so che questo è un tema che... Grazie. Che però molti poliziotti salvano le vite, bisogna dire anche questo. Cioè, per par condicio, io conosco tanti casi che ho trattato io di poliziotti che sono in TV immediatamente hanno salvato tante vite. Cioè, altrimenti ma passa il messaggio. Poi ci sono questi fatti che vanno analizzati, c'è cioè l'archiviazione. Attenzione che è revocabile,
è irrevocabile. Ma infatti quindi lei lo non sa. È ancora finita. Grazie domani Antonella, fatemi grazie Antonella, casomai domani allora, in questo giorno ci dai un attimo conto. Sempre a voi, sempre sta a succedendo. Voi davvero di cuore. Grazie. Ti abbraccio forte. Grazie. Sono trascorsi 7 anni dall'ora.